Ed è davvero con grande gioia e devozione che questa mattina ci colleghiamo con Siracusa, con la casa del pianto, dove ci sono per noi, e per questo li ringraziamo, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa, e Don Aurelio Russo, rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime proprio a Siracusa, perché si festeggiano i 70 anni, il 70° anniversario della lacrimazione della Madonna. Buongiorno, benvenuti. Benvenuti, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Buona Buongiorno. Allora, giornata. quest'anno 70 anni dalla lacrimazione della Madonna a Siracusa, è un anniversario importante. Lo scorso 25 marzo l'apertura dell'anno giubilare mariano. Eccellenza, che significato racchiudono questi due anniversari? Questo particolare anniversario ci induce a riscoprire la profondità del messaggio dell'evento della lacrimazione della Madonna, che proprio qui, come oggi, 70 anni fa, è avvenuto il primo giorno della Vergine Santissima. È un segno semplice, umile, silenzioso, nascosto, profondamente umano, ma che appartiene alla sfera del divino. Ecco, Don Aurelio, due anniversari importanti, lo abbiamo ascoltato anche dalle parole di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto. Quali sono gli avvenimenti che caratterizzeranno questi giorni di festa e di devozione nel Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa? Sono giorni in cui i fedeli si accosteranno al cuore Immacolato di Maria, alla Madonna delle Lacrime, potranno avvicinarsi all'effigie che ha lacrimato 70 anni fa. Ci saranno tante attività, ci saranno processioni. Oggi l'arcivescovo ancora celebrerà una santa messa con i fratelli e le sorelle ammalati. Sono momenti di grazia in cui tutti potranno sperimentare la dolcezza del cuore santissimo di Maria, nostra madre. Ecco, Don Aurelio, non l'ho fatto io in apertura, ma approfitto della vostra presenza perché, come dire, siete le persone più titolate. Ricordiamo che cosa è successo 70 anni fa. 70 anni fa, proprio in questa casa, una giovane mamma attendeva un bambino, ma rischiava di perderlo a causa di una grave malattia, la tossicosi gravidica. Ma quando proprio sembrava che la situazione fosse gravissima, stesse per morire, proprio la mattina del 29 agosto, in questa camera, lei apre gli occhi e vede il quadretto della Madonna versare lacrime. Questa giovane mamma faceva una preghiera alla Madonna per il suo figlio. Prima salva mio figlio e poi di me fai quello che vuoi. E la Madonna ha ascoltato questa preghiera, ha salvato il figlio e ha salvato la madre e ha donato a questa famiglia la vita che va sempre salvaguardata. E poi per 4 giorni la Madonna ha lacrimato, si è fatta vedere da tutti. È stata fotografata mentre piangeva, è stata anche oggetto di tante attenzioni, anche dei curiosi o di chi voleva sfatare l'eventuale trucco che si poteva esserci dietro, ma anche una commissione scientifica invece ha potuto verificare che dal cuore Immacolato di Maria, di questo quadretto, sono sgorgate lacrime umane. Una storia, quello che è successo a Siracusa, appunto, ha dato poi vita a, come dire, un pellegrinaggio continuo, una devozione legata alla Madonna, ecco, di Siracusa. E, Eccellenza, Monsignor Lomanto, come questo, quello che è successo a Siracusa, come le lacrime della Madonna possono essere un monito costante e continuo per noi oggi? Le
nella misura in cui ci avviciniamo attraverso il cuore immacolato di Maria, Gesù, e portiamo nel nostro cuore il messaggio del Vangelo, il messaggio che ci viene da questo evento, che è un messaggio di consolazione per chi si trova nel bisogno, nelle prove, nelle necessità, un messaggio di amore, di dono, di servizio, come ci ricorda il Vangelo e il cuore immacolato di Maria, è un messaggio di speranza perché il pianto è destinato alla generazione, al riscatto, alla risurrezione, alla vita nuova e noi possiamo farci annunciatori, testimoni, promotori di questo messaggio con le nostre parole, con il nostro impegno, il nostro servizio, la santità della nostra vita. Questo è molto molto importante, quello che appunto ha detto ed è racchiuso nelle sue parole. Don Aurelio, lo scorso 25 marzo c'è stata l'apertura dell'anno giubilare mariano. Che cosa accadrà? Che cosa è possibile fare in questo anno giubilare mariano? Qual è il significato di questo avvenimento? Si potrà attingere abbondantemente alla misericordia del Signore, alla sua consolazione. Proprio questo è il tema che stiamo approfondendo, tratto dalle parole del Santo Padre, Papa Francesco. Quando Maria piange, è segno della consolazione di Dio. Nell'anno mariano sarà possibile attingere al dono dell'indulgenza, perché dobbiamo comprendere che la misericordia di Dio è sempre più grande. Dio ci ama sempre di più. Noi siamo preziosi al cuore di Dio. Tante volte ci sentiamo inadeguati, ma Dio è più grande e per amore nostro ci ha donato il suo figlio che è morto in croce e ci ha donato una madre che cammina costantemente con noi e si prende cura di noi. Questi sono grandi giorni di festa, appunto, e di devozione a Siracusa per il 70° anniversario della lacrimazione della Madonna, appunto, nella città siciliana. Stiamo vedendo anche delle immagini bellissime e storiche, grazie a Don Aurelio e al santuario che ce le ha fornite. Ma insomma, è un anno veramente importante per tutti quanti voi, ma per i tanti fedeli che verranno a Siracusa nei prossimi giorni e anche nei prossimi mesi. Davvero un anno di grazia. E come ha detto lei, Don Aurelio, riportando le parole di Papa Francesco, quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio. Oltre a Papa Francesco c'è stata, se non ricordo male, anche la visita di Giovanni Paolo II diversi anni fa. È così, Eccellenza? Sì, nel 1994, il 6 novembre, San Giovanni Paolo II, devotissimo della Vergine Santissima, Totus Tuus, è venuto qui in visita e ha consacrato il santuario, la Basilica Madonna delle Lacrime, lanciando il suo messaggio di amore, di pace, un messaggio che invita ad accogliere la parola di Gesù come la Vergine Santissima. Sono lacrime di dolore, lacrime di speranza, lacrime di preghiera, ha detto San Giovanni Paolo II. Un messaggio sempre vivo, sempre attuale, perché è il messaggio del Vangelo. E allora noi vi ringraziamo per essere stati con noi, appunto, anche il luogo che avete scelto per questo collegamento, la Casa del Pianto. Ringrazio di cuore Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa, e Don Aurelio Russo, Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Grazie, grazie di cuore. Vi affidiamo le preghiere di tutti i nostri telespettatori. E noi li poniamo nel cuore della Madonna delle Lacrime. Grazie. Grazie, grazie di cuore per questo collegamento, per queste parole e grazie ancora. E noi proseguiamo il nostro appuntamento. Abbiamo ancora 2 minuti prima del prossimo stacco e della prossima intervista che ci porterà a Canosa di Puglia, perché vorrei farvi vedere se abbiamo la possibilità ancora un paio di foto, perché sono molto significative. Partiamo e anche
anche molto colorate. Vediamo che cosa la regia mi propone. Io, come dire, mi adeguo, perché vi ricordo il numero è sempre lo stesso, 331-737-8033. Questa è la chiesetta votiva Madonna delle Grazie di Villa San Secondo in provincia di Asti. Quindi andiamo in Piemonte. Da Piera un saluto. Grazie, cara Piera. E poi Matteo ci invia il suo panorama, un panorama che conosciamo bene. Questo è Pizzomunno, Vieste, sicuramente una foto autunnale, perché in questo momento a Vieste sicuramente ci sono molti turisti. E poi andiamo a Roccavione Cuneo. Buongiorno da Maria Grazia, questa è la festa di San Magno, appunto nel paesino di montagna di Roccavione. Che bella anche questa inquadratura con i fiori, cara Maria Grazia. Poi il buongiorno vi giunge da Mistretta, chiesa di San Sebastiano. Buona giornata da Maria Bettina. Questa è la chiesa di San Sebastiano a Mistretta. E poi ci invia un saluto dallo scoglio di Rocca Porena Cascia, paese natale di Santa Rita, Anna di Campi Salentina. Grazie cara Anna, che ci fa anche i complimenti, grazie, grazie di cuore. E poi guardate che bella questa immagine, Maria Luisa, buongiorno, mongolfiera a Piancavallo, Aviano, in provincia di Pordenone. Non sappiamo se Maria Luisa fosse sulla mongolfiera oppure l'ha fotografata a distanza. E poi ancora i saluti dai faraglioni di Capri. Molto molto belle, grazie, grazie per queste immagini, cari amici telespettatori, continuate a inviarcele. Noi ci fermiamo ancora qualche istante e poi ci collegheremo con Sabina Del Muro, presidente della cooperativa Grelsa, che si trova a Canosa di Puglia. Scopriremo qual è la sua, che cosa Sabina si è inventata per il prossimo. State con noi.